Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Siamo qui a Modena. No, sì, siamo sì, a Modena. Siamo al Play 2022. So dove sono, se mi ritrovo, questo è già un vantaggio. Siamo a domenica, ultima giornata per oggi. Siamo addirittura d'arrivo. Vediamo la luce in fondo al tunnel. Al tunnel che abbiamo sudato. Il tunnel di sudore. Poco, sicuramente. Abbiamo sudato. Stanchi, niente. Voce fresca. E siamo qui con il rappresentante di un gruppo che ha più dei Gypsy Kings, credo, come no, membri. No, Gypsy è termine giusto, perché siamo un po' degli zingari, come che aspetto e come reputazione. L'anno scorso abbiamo tentato di intervistarli, ma lo spirito macchina sta dalla nostra parte, quindi torniamo quest'anno e chiediamo chi è, cos'è il bivacco. Il bivacco. Il bivacco è una situazione, nasce in origine a Mantova. Un gruppo di vicentini ne ha preso il testimone e è un'associazione ludica come tante altre. Facciamo scenici, abbiamo un po' di carattere, però vabbè. Facciamo scenici, tavole da gioco che abbiamo potuto esporre qui in Fiera Modena. Organizziamo eventi, quindi tornei, via dicendo, serate di gioco. Facciamo le stesse cose che fanno una qualsiasi associazione ludica. Signore dell'Anelli, dopodiché vabbè, abbiamo anche una particolarità all'interno dell'associazione che abbiamo un laboratorio modellistico di pittura che quindi porta anche gli associati a fare a coprire vari aspetti del mondo di cui trattiamo. E comunque qui a Modena cosa facciamo? Siamo un po' il collante, possiamo dire così, il collante, i referenti, usiamo i nostri contatti, le nostre amicizie che chiamiamo qui in fiera e con cui facciamo uno stand che rappresenti tutti quelli, quegli aspetti che del nostro mondo, che sembra una cosa di nicchia, ma in verità è un mondo molto vasto per quel che mi riguarda e con tanti aspetti diversissimi da loro, e cerchiamo di far sì che vengano rappresentati e messi su un palco, che secondo me il palco della Play è splendido per queste cose, e li mandiamo in scena sostanzialmente. Quindi il bivacco fa da collante, da coordinatore, da referente, del tipo chi porta dentro le casse di acqua, il facchino che porta le tavole, chi la soppressata, chi la forchetta e via, esatto. Cioè, insomma, sono aspetti importanti, bisogna far stare bene le persone con cui si collabora. Correggimi se sbaglio, ma voi siete solo a Vicenza? Allora, noi come associazione siamo solo a Vicenza, abbiamo una diramazione in tutta Italia di amicizie, perché al nostro stand oggi avevamo da Napoli ad Aosta, da Gorizia, via dicendo, posti del genere, quindi collezioniamo amici da tutta parte d'Italia. Questa è una domanda interessata che ti faccio, perché ci sono molte persone che soffrono nei vari loro hobby, eccetera, di non trovare persone con cui giocare. La domanda è: se contattassero voi, che avete questa rete di contatti nazionale, potete aiutarvi a mettersi in contatto con altri giocatori? Ogni gruppo ha delle. Cioè, ogni gruppo che abbiamo qui è anche rappresentato da community intere. Faccio un esempio: Mordem Italia. Di fatto non sono un'associazione, sono una community. Una community italiana di Mordem, ci stanno salutando proprio ora. E sono bellissimi. Li abbiamo evocati. Sono bellissimi. E trovate la loro pagina Facebook. Loro sono i moderatori di questa pagina che si sono messi, hanno tirato sulle manichine, ha organizzato il torneo, ha organizzato il Golden Gotthard. Il sito dell'Anello è la stessa identica cosa, è una pagina Facebook, un flash come forum, via dicendo, non è un'associazione fisica. Dentro puoi trovare contatti con tutte le associazioni che collaborano, che dopo si fanno tornei e via. Ecco, sono un insieme di persone che veramente vengono da tutta Italia e i contatti, se noi possiamo aiutarvi per cercare qualcosa, e come vi contattiamo? Scriveteci e noi cercheremo di rispondere. Abbiamo una pagina Facebook, un canale, una pagina Instagram. Bivacco Vicenza, chiama emozione, insomma, c'è. Se avete bisogno di qualsiasi cosa, disponibilissimo. E come è nato il Bivacco Vicenza? Allora, questa Bivacco fantastica, Vicenza, questo gruppo di scalmanati. Il Bivacco Vicenza nasce in un garage, ok? L'azienda più famosa. Esatto, e in una stalla di vacche,
piccolo ancora. È vera questa cosa? No, no, sono stalle di vacche con tanto di feci su delle vacche, lo sterco. Quello fanno. Nasciamo proprio dalle stalle dei garage, perché nasciamo proprio come gruppo di amici. Poi abbiamo preso il testimone dei nostri amici da Mantova, abbiamo preso il nome, lo statuto, che ci hanno aiutato tantissimo e a creare questa cosa. Abbiamo creato l'associazione vera e propria. Abbiamo girovagato come zingari in cerca di una sede, perché al giorno d'oggi non è facile trovare un posto che ospiti questi due. Questo gruppo, voglio dire. Adesso abbiamo un backup di associati. All'inizio siamo partiti in 10-15, siamo una settantina di iscritti adesso. E abbiamo una sede con il comune, tramite il comune di 2000, un piatto fisso, tutto quanto. E ecco, nasciamo così, girando le fiere, creando eventi e tornei. Lo scopo principale è appunto fare associazione in tutti i modi possibili, che non è solamente direttamente nel luogo della sede via, ma anche in volta a fiere, creando contatti e creando amicizie, perché comunque questo hobby cresce e si evolve se comunque parli, collabori, lavori con altre persone e stringi mani, ci parli insieme e ci progetti assieme qualcosa di nuovo ogni volta. Ecco, quello è sostanzialmente il bivacco che si muove, si sposta e cerca di creare emozioni, non so. È bivacco perché si sposta. Sì, esatto, sono un po' zingari anche per quello. Abbiamo fatto vari eventi in Loria, in volta per tutta l'Italia. Gli ultimi due è stato Milano War Games e poi qua a Modena, che è un po' il nostro... la fiera che abbiamo nel cuore. Io personalmente ci sono cresciuto dentro questa fiera da quando, da piccolo nero, sono uscito dall'uovo. Raccontiamo spesso anche noi, perché vediamo la stessa cosa. Appunto, Play 2022 com'è andata? Allora, è stata bellissima, se devo dirla personalmente. C'era bisogno di fare una cosa del genere. Se ne sentiva la mancanza per gli ovvi motivi, la cosa che per me è stata più bella, a parte che alla fine il nostro stand con gli araldi e tutto quanto è fantastico da girarci attorno e guardarlo, e anche... tu sei riuscito a girare oltre il tuo stand? Io ho fatto fatica. No, è una cosa che so che non posso fare più di tanto in fiera. Mi sento meno solo. Esatto, no, sono due giorni che sto cercando di comprare dei colori alla Cosmic, ma non ci riesco perché mi chiamano indietro: Marco, abbiamo un problema. Ok. E vabbè, comunque stavo dicendo... Cose a caso. Com'è stata questa predominanza? No, bellissima. Ci voleva, è un po' una rinascita. C'è stato settembre che ha dato speranza, e poi ci voleva riuscire a ritrovare veramente tutti quanti i vecchi amici. Cioè, abbiamo avuto una processione di vecchi amici che non vedevamo da 2-3 anni addirittura. Perché appunto, essendo sparso in tutta Italia, i nostri contatti, i nostri collaboratori e via. Prima era difficile radunarsi, se non tramite una chat o via, non è la stessa cosa. Poter riabbracciare persone, gli amici, è una cosa bellissima, ecco. E quella è la cosa più importante. E è venuta bene, perché sono sicuro che è piaciuta molta. Avete proposto qualche novità? Ci hanno proposto troppe cose. E noi, non facendolo come hobby e non come lavoro, perché abbiamo lavoro e famiglia a casa, questa cosa sarà impegnativo rispondere a tutte le proposte che ci hanno proposto, che ci hanno fatto, perché sono veramente troppe. E taccio un po' perché devo lasciare la voce e discutere con i miei associati di cosa andare a fare. Perché... Avete quindi già degli obiettivi per il 2023 o ci sono? No, già per il 2022 c'è anche questa cosa che non so se riusciremo ad arrivare a fare. C'è tanta carne che bolle il fuoco. E sicuramente abbiamo già parecchie idee, soprattutto parlando con i vari ragazzi del nostro stand, quindi dei vari gruppi, dai mini mondi di Capocchino ai ragazzi c'è una cosa del signor Vianelli che si arriva in porto per il 2023, farà spavento. Wow. E non so se, non dico niente, non so se arriverà, ma se arriverà sarà clamorosa. E fare, e come magari ricompattare tutte le aree dei pittori con Angelo Di Chello, che guiderà un po' questa falange di pittori, di ragazzi meravigliosi che fanno dipingere tutti quanti. E tanta carne al fuoco, bisogna lasciare un attimo
bisogna raffreddarsi letteralmente, a mente fredda, capire cos'è funzionato, cosa, stiamo già cominciando a lavorare, cosa, per l'anno cosa si può migliorare, assolutamente. Abbiamo già parecchie idee anche con i ragazzi di Morzheim. No, vabbè, alla fine quando crei un punto d'incontro così, e la gente si diverte, perché qua poi dei gasati, della gente divertita, nascono mille idee, e dalle mille idee si porta avanti l'anno prossimo. Per il 2023 sicuramente di più. Quindi vi aspettiamo già l'anno prossimo. Poi vabbè, noi andremo a Milano World Games probabilmente, altre fiere, abbiamo altre proposte, però dobbiamo costruirle, dobbiamo costruirle. Quindi seguite la pagina Facebook Bivacco Vicenza, sicuramente lo saprete trovare, dove il gruppo di Zinger si sposterà a sorpresa, ecco, oltre che soliti eventi che una qualsiasi associazione fa, dei tornei in loco, dai tornei quindi andiamo dagli amici, perché alla fine la community la crei spostandoti e andando a trovare gli amici, partecipando anche ai loro eventi e via. Ecco, e il resto parteciperemo alla campagna di Morzheim, campagna nazionale. Sto pompando un sacco Morzheim perché ci gioco, ci faccio le tavole. Allora, mi diverto molto. No, abbiamo fatto, ne abbiamo fatte, sono arrivati bei tavoli a parte nostri e ne vogliamo fare di migliori comunque, assolutamente. Quindi, grazie Bivacco. Grazie a voi e della guida. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Galattici amici. Ma soprattutto galattiche amiche. Ma questa tradizione non riusciamo mai a farne una, comunque, anche noi che da anni ci proviamo. Aspetto e soprattutto possiamo rifarlo, ti prego. Va bene, riproviamo. No fiume, come cazzo. Tagliala questa. Sicuro. Siamo famosi per tagliare. Esatto. Con tutti i vari gruppi ci sta già ragionando su come crescere, come migliorare. Ma vai, quanto fermenticato. Aspetta, questi sono proprio molto delicati. Taglia le stronzate che mi taglia tutto.